anche voi siete stufi di fare slice e volete arrivare dall'interno e volete fare qualche draw? E allora facciamolo. Ciao a tutti, sono Paolo Battistini di Golf Project. Ricordatevi che se vi piace questo video di mettere mi piace e di scrivere un commento qui sotto. E poi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella per avere tutti i video a vostra disposizione. Ragazzi, anche voi quest'anno siete stufi di fare slice, siete stufi di fare palle che girano a destra, inconsistenti, molli, corte. Vogliamo fare qualche colpo colpito bene? Allora ragazzi, non c'è niente di più facile che l'esercizio che vi propongo oggi, che è un esercizio con il secchiello. Quindi voi siete arrivati in vostro campo pratica, mettete giù le vostre palline e poi c'è lì il secchiello che è lì a fare niente. Quindi cosa facciamo? Allora, innanzitutto, da cosa vogliamo scappare? Vogliamo scappare da questo colpo, cioè da un colpo tagliato, cioè un colpo in cui il mio bastone arriva da fuori, quindi dall'esterno verso la palla, e quindi di solito si arriva anche un po' con la faccia aperta, e quindi quello che ne viene fuori è un colpo tagliato, che a volte può essere anche un top, a volte può essere una flappa estrema, quindi un colpo pesante. Questo colpo qui non lo vogliamo più fare quest'anno. E allora prendiamo il nostro secchiello che stavamo dicendo prima. Prendiamo il nostro bravo secchiello e cerchiamo di fissare un punto all'interno del secchiello, quindi non dritto, ma da questa parte interna. Mi metterò in posizione e cercherò di arrivare a toccare la parte interna del secchio. Per toccare la parte interna del secchio, il giro che fanno le braccia sarà cercare di abbassare il nostro piano, appiattire il piano dello shaft. Mentre faccio quello, cercherò di andare a appoggiare bene il peso in avanti, bene sulla punta del piede sinistro, perché questa fase dell'appoggio è molto importante per creare un rientro dall'interno ed è quella che ci serve per non stimolare un arrivo dall'esterno in cui i fianchi ruotano controsenso e le spalle lavorano tanto, e quindi mi troverei a colpire la parte esterna del secchio. Ma non basta, aggiungiamo un pezzo. Salgo, cerco di arrivare sulla parte interna del secchio e cerco di lanciarlo verso fuori, esasperando questo movimento delle braccia che è proprio contrario a quello dello slice. Quindi prendo il mio secchio, lo posiziono, salgo, appoggio bene il peso, faccio scendere le braccia, appiattisco il bastone, arrivo dalla parte interna del secchio e cerco di mandarlo in fuori. Devo esagerare questo movimento delle braccia, devo lanciarle verso fuori per stimolare il draw. Se ha funzionato, vediamo subito. Prendo la mia pallina, visualizzo, cerco di ricordarmi quello che ho visto, che ho fatto, e via. Ragazzi, un draw perfetto. Quindi se anche voi volete il draw e se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, scrivete un commento qui sotto e non scordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella per avere tutti i video a vostra disposizione. Che altro dirvi? Perfetto!